questione del conflitto di interesse, dottore. Io non l'ho nominato. No, non l'ho nominato, ma è drammatico e noi credo che come Medicina Democratica siamo assolutamente trasparenti da questo punto di vista, riguarda anche molto il mondo associativo. Il 68% delle associazioni in Italia che si occupano di sanità o di salute hanno finanziamenti che vengono dal mondo invece o dei farmaci o della diagnostica. Quindi è un problema che coinvolge la ricerca, ma non coinvolge solo la ricerca. Andiamo con l'ultima redazione della giornata, Alberto Colombo, Sinistra Ambiente Mega, esperienze e attualità nella lotta antidemocratica. Sì, io arrivo portando un'esperienza dell'oggi. Però per portare questa esperienza dell'oggi parto da quello che è il recente passato, perché evidentemente c'è quello che io ritengo un filo rosso di pratica e di ispirazione sia per gli obiettivi sia per il metodo, con l'obiettivo e il metodo che usava anche Luigi Maga. Luigi Maga che oltretutto ha incrociato la storia del disastro di Seveso in questo recente passato. Lo sapete tutti, lo riassume la diapositiva, lo slide, il 10 luglio del 76 a Seveso è successo il disastro cosiddetto dell'Icmesa, l'Icmesa che è di Mela, cioè il paese da cui io provengo, con la fuoriuscita di diossina TCDD, una delle sostanze chimiche più pericolose. Su questa vicenda se ne sono dette molte. Io aggiungo soltanto una cosa, ancora non è chiaro evidentemente la quantità del tossico uscito, così non è nemmeno chiaro l'uso di fatto e la filiera produttiva che c'era in quella fabbrica. Qualcuno che mi ha preceduto parlava di prevenzione dell'impiantistica. Ecco, sicuramente l'impianto del reattore di quella fabbrica non era stato oggetto di nessuna pensata preventiva. Tant'è che l'apertura della valvola di sicurezza di un prodotto che aveva una tossicità liberò esattamente nell'aria questo prodotto, quindi non c'era alcun serbatoio di contenimento previsto. Perché racconto questa cosa? Racconto questa cosa perché, come dicevo prima, Mara, così come altri, come Macacaro, come altri, a Seveso e sul territorio spesero del tempo e delle energie. Spesero del tempo e delle energie con quello che fu il Comitato Tecnico Scientifico Popolare. Un'esperienza, diciamo, di diffusione del sapere per cercare di incrociare quelle che erano le preoccupazioni del territorio e le preoccupazioni della popolazione che era stata pesantemente colpita da questo disastro con la fuoriuscita della diossina. Io aggiungo due cose su questo. Questo, diciamo, lavoro fatto dal Comitato Tecnico Scientifico Popolare portò a una consapevolezza fra la popolazione locale, che sfociò poi in quegli anni, l'ho ben presente anche se io ero molto giovane allora, in una battaglia su una proposta tecnica demenziale avanzata dall'allora regione Lombardia, che voleva implementare un forno inceneritore in loco per bruciare appunto tutte le sostanze contaminate da diossina TCDD. Sarebbe stato un disastro perché la tecnologia di allora consentiva delle temperature al bruciatore del forno inceneritore che superavano i 700-800 gradi. Avevamo sparso quindi diossina sull'intero territorio della zona. Due anni fa c'è stato da parte delle istituzioni locali il cosiddetto ricordo dei 40 anni passati e anche lì abbiamo assistito a un fiorire di incontri per raccontare e soprattutto per dare informazioni di che cosa è successo a livello di epidemiologia. Sinceramente ho partecipato a alcuni di questi incontri, mi aspettavo qualcosa di più, ma la sostanza dei discorsi che sono venuti fuori sono stati che c'è stato a cavallo tra i 20 e i 30 anni dopo l'evento
un incremento di alcune patologie tumorali e di alcune patologie legate alle malattie cardiovascolari. Dopodiché per loro era finita la fase acuta e si era rientrati di fatto in una situazione quasi di stabilità. E su questo aspetto noi abbiamo insistito molto per avere dei dati un pochino più di dettaglio, e tanto per dare un'idea, nella ricostruzione di tutta quella situazione, che fu molto pesante per la popolazione della zona, la storia di quel periodo ha rimosso completamente l'intera attività svolta dal Comitato Tecnico Scientifico Popolare. Per le istituzioni questo aspetto particolare, diciamo, di informazione e di partecipazione della popolazione è stato pressoché cancellato. Vengo all'oggi con quello che è un po' l'oggetto delle cose che racconterò, spero in modo sintetico, che è una battaglia che si lega all'aspetto che raccontavo prima, cioè al disastro di 40 e passa anni fa. Vi chiederete perché e tra un po' lo capirete. Noi abbiamo un progetto di autostrada pedemontana che si chiama Autostrada Pedemontana Lombarda, che probabilmente una parte di voi conosce già, che è stata già in parte realizzata e ci sono già delle tratte aperte, la tratta A, la tratta B1, le tangenziali come di Varese, ma questo progetto dovrebbe proseguire per aggiungendo la tratta B2, C e D. Si tratta di qualcosa con un totale di 67 km di autostrada, dove le tratte mancanti, la B2 9,5 km, la C 16 km, la D 18 km e qualcosa, dovrebbero portare nei pressi dell'aeroporto di Orlaserio. Perché parlo di questo? Parlo di questo perché innanzitutto, questo è giusto per darvi un'infarinatura, attualmente i lavori, come sapete per tutti, sono fermi, l'autostrada è arrivata all'entrata sul Seveso con il termine della realizzazione della tratta B2, non ci sono più soldi per andare avanti, sarebbero necessari ancora circa 3 miliardi di euro che dovevano essere tirati fuori dal cosiddetto project financing, cioè quel progetto che riservava una parte di partecipazione dello Stato con soldi pubblici, 1,2 miliardi, e il resto con capitali privati. Non ci sono capitali privati, noi speriamo evidentemente che mai arrivino, e poi capirete il perché. Comunque si stanno dando un grande affare, Regione Lombardia in prima fila, per cercare di completare questa inutile infrastruttura, perché i volumi di traffico reali sono ben diversi da quelli stimati, 20.000 veicoli al giorno rispetto ai 60-80.000 che loro stimavano, e oltretutto con una serie di problematiche di criticità ambientali per il territorio. Prima problematica è il consumo di suolo. Noi siamo in una regione dove il consumo di suolo, in particolare nella provincia dove arrivo io, quella di Monza e Brianza, è elevatissimo. L'autostrada pedemontana lombarda, nella sua completa realizzazione, mangerà 550 ettari di suoli agricoli naturali o verdi in 5 province lombarde. In parte il disastro c'è già stato. C'è già stato perché, come ho detto prima, sono state realizzate la tratta A, la tratta B1 e le tangenziali di Varese e di Como. Questo è uno degli aspetti del disastro già realizzato. Lo svincolo di Lomazzo che ha spazzato via l'intero bosco secolare che è il bosco della Moronera. Il tratto centrale della B1 che ha cancellato le zone agricole di ancora presenti e un pezzo del bosco della Battuta. Come ho detto prima, un costo enorme per la realizzazione di questa autostrada, 4,2 miliardi per guadagnare 20 minuti da Malpensa a Orlaserio, guardate bene, e soprattutto noi abbiamo fatto due calcoli per un costo al chilometro, siamo intorno ai 38 milioni di euro. Loro avevano pensato anche delle compensazioni ambientali per tentare di ricucire il territorio, anche sulle compensazioni ambientali sulle tratte già realizzate siamo in alto mare, pochissime realizzate e soprattutto quasi tutte in riduzione rispetto al progetto originale. Ma vediamo a noi, che cosa c'entra l'autostrada pedemontana con Seveso, il disastro della diossina TCDD e le battaglie per l'ambiente?
C'entra perché nella tratta B2 il tracciato dell'autostrada passa esattamente sull'attuale superstrada Milano-Meda e passa nelle zone che furono allora denominate come zona A, zona B e zona R, contaminate dalla diossina TCDD del 76. Non è che la diossina TCDD del 76 non c'è più. La diossina ce l'abbiamo ancora in loco, esattamente è dormiente sotto uno strato di terreno e fatta salva la zona A, che è l'unica zona dove c'è stata una bonifica effettiva con l'asporto di 60-70 cm di terreno contaminato e il riporto di nuova terra, nella zona B e nella zona R non c'è stata nessuna bonifica se non dei parziali rivolgimenti di terreno. Potete ben capire che gli scavi per costruire un'autostrada non farebbero nient'altro che riportare a galla il tossico, che è di fatto fermo in uno strato che va dal topsoil a uno strato un pochino più profondo. A proposito, nel 2008 erano già state effettuate da ARPA delle analisi chimiche sul suolo e già allora avevano trovato 52 superamenti del limite di legge, di cui 10 superamenti del limite industriale. I limiti sono, poi ci arriviamo, sono 10 nanogrammi al chilo per il limite verde e 100 nanogrammi al chilo per il limite industriale, con punte trovate sul territorio fino a 600 nanogrammi al chilo, quindi ancora 6 volte il limite industriale. Tutte queste analisi hanno portato a una mappatura dei punti contaminati lungo il tracciato, perché questa mappatura prende i comuni, guarda caso, gli stessi di allora, richiamati prima quando parlavo del disastro di Mesa, che sono i comuni di Seveso, Meda, Cesano Maderno, Bovisio Masciago e una parte della tratta C ad Esio. A settembre del 2016, non gratuitamente o perché la società pedemontana ha detto devo fare questa cosa, ma perché c'è stato un pressing continuo da parte dei gruppi ambientalisti. Noi ci siamo uniti in un coordinamento di gruppi ambientalisti denominato Insieme in Rete, che ha fatto per anni, dal 2007 in avanti, una serie di pressioni anche a livello istituzionale per capire qual è il livello di contaminazione del suolo su queste aree. Ebbene, a settembre 2016, finalmente, a seguire l'approvazione di una mozione in Regione Lombardia, finalmente nel 2016 Pedemontana, la società autostrada Pedemontana Lombarda, PL, decide di fare un piano di caratterizzazione. Il piano di caratterizzazione identifica un'altra serie di punti dove andare a fare la verifica se esista o meno contaminazione da diossina TCDD. Che cosa ne viene fuori? Ne vengono fuori ulteriori 68 superamenti del limite verde, 10 nanogrammi al chilo, e 5 superamenti del limite industriale, 100 nanogrammi al chilo. Il totale, mettendo insieme analisi del 2008, parziale integrazione del 2012 e caratterizzazione del 2016, fa 129 superamenti del limite verde e 21 superamenti del limite industriale. Che cosa sta succedendo adesso? Allora, fatto il piano di caratterizzazione, la Regione Lombardia ha fatto un decreto che recepisce questo piano di caratterizzazione, recepisce il modello concettuale di sito e analisi di rischio e la proposta di perimetrazione elaborata dalla società APL. Noi riteniamo questa perimetrazione di sito decisamente un po' sottovalutata, nel senso che non copre completamente tutte le aree dove sono state identificate delle contaminazioni. Hanno diviso per lotti le aree per un totale di una superficie di 468.000 e lotti metri quadri. Su questa superficie è evidente che se i lavori per l'autostrada dovessero proseguire, sarà necessario una bonifica del territorio.
Cosa sta succedendo in questo momento? Sta succedendo che è tutto fermo, perché chiaramente, come diceva prima, non ci sono i soldi, ma gli iter stanno andando avanti. Autostrada Pedemontana ha deciso di fare un nuovo progetto definitivo, e guardate bene, questa cosa si incrocia con la caratterizzazione di prima, perché la caratterizzazione di prima è stata fatta sulla base del progetto definitivo del 2009, aggiornato nel 2012. Adesso pensano di cambiare il progetto. Cambiare il progetto, cadono però i presupposti su cui è stata fatta la caratterizzazione. E l'autostrada per rimontare la Lombarda, cambiando il progetto definitivo, a nostro avviso dovrebbe ritornare con un passaggio dal CIPE per farsi autorizzare il nuovo progetto, cosa che per loro è molto onerosa questa cosa, soprattutto in termini di utenti. E nel contempo è stata avviata una procedura per affidare lo studio per un piano operativo di bonifica e attualmente, notizie di questi giorni, la commissione giudicatrice dovrebbe valutare le offerte sui concorrenti. Io ho dato questo panorama per farvi capire che cosa incombe di fatto su quella che è la nostra area rispetto anche a quello che è stato il recente passato. Ci siamo attivati da tempo, lavoriamo più o meno dal 2007 su questa questione, e abbiamo cercato, lo dico apertamente, anche di applicare quelli che sono stati gli insegnamenti storici, io li ritengo, di chi ci ha preceduto in situazioni dove si è occupato di nocività. Come abbiamo operato? Abbiamo operato sicuramente con un'analisi documentale continua e dettagliata su tutto i documenti presentati dalla società Autostrada Pedemontana, che non sono pochi, sono molto tecnici. Ma questo perché? Perché abbiamo pensato che non potevamo arrivare come degli sprovveduti agli incontri che abbiamo chiesto anche con loro e che loro hanno fatto anche sul territorio raccontando le bontà di questa infrastruttura, ma dovevamo crearci un modello per cui anche noi, pur essendo semplici cittadini, eravamo e possiamo essere in grado di dire la nostra. Questa impostazione ha dato dei frutti, perché bisogna dire che a volte il lavoro non ha sempre dei ritorni negativi. Ha portato ad esempio alcune prescrizioni del CIPE vincolanti per l'autostrada Pedemontana, ha portato ad una prima modifica progettuale con l'eliminazione di una demenziale strada di arroccamento proprio nelle zone contaminate, ha portato alla modifica del progetto che andava a distruggere la porzione medese del Bosco delle Querce, che è quel bosco nato sulla ex zona A bonificata, e quindi una riduzione delle aree che dovevano essere occupate dall'autostrada da 8 ettari a 2 ettari. Non ha risolto però il problema. Abbiamo lavorato su due diffide da PL per le mancate ottemperanze alle prescrizioni del CIPE, e alla fine questa approvazione della mozione 72 che ha obbligato APL ad elaborare poi il piano di caratterizzazione arriva proprio dalle pressioni che i gruppi ambientalisti hanno esercitato sul territorio e sulle istituzioni. Chiaramente la nostra battaglia non è finita perché innanzitutto continua il monitoraggio attento sulla criticità di Ossina e sulle compensazioni ambientali non realizzate. Qual è l'obiettivo nostro? L'obiettivo nostro è cercare di fermare il completamento di questa inutile autostrada, perché non c'è bonifica che tenga. La cosa migliore in questa situazione sarebbe lasciare la Diossina CDD laddove è sotto lo strato di terreno e non toccarla. Ci guadagnerebbe l'ambiente, ci guadagnerebbe la salute dei cittadini, ma anche ci guadagnerebbero in termini di dispendiosità dell'opera. Io penso di aver finito.